Questa è la spiegazione del gioco della carta in tasca. Vediamo come procedere. Innanzitutto devi spiegare bene allo spettatore come selezionare la carta. Prima cosa gli chiedi di pensare un numero da 1 a 20. Potrebbe pensarlo volendo anche 30 a 40, ma dopo il gioco diventerebbe troppo lungo. Massimo da 1 a 20. Mettiamo per esempio che lo spettatore scelga la quinta carta. Quinta carta, cioè numero 5. Questo deve averlo nella sua testa, non lo devi dire ad alta voce. Quindi dici, pensa al numero, ma non me lo dire. A questo punto ti rigiri e lo spettatore deve seguire le tue istruzioni, cioè girare 1, 2, 3, 4, 5, guardare la quinta carta e ricordarsela. In questo caso il 2 di fiori. Rimettere la carta a posto e coprire in questo modo. Me lo vedi fare anche nel gioco, io lo ripeto più volte come deve operare, in maniera tale che non se lo dimentica e non ne opera in un modo differente. Quindi fa esattamente quello che tu gli hai spiegato. Quindi in questo caso, se lui pensa al numero 5, quando io mi giro di schiena, deve fare questa cosa: 1, 2, 3, 4, 5, guarda la carta che è il 2 di fiori. E la rigira. Importante di ricordati sia la posizione che la carta, perché se la potrebbe dimenticare. Quindi a questo punto che c'ha ben chiaro che la sua carta è la quinta ed è il 2 di fiori, rimette a posto. Solo a questo punto io mi rigiro. Quando mi dice fatto, io mi rigiro. Io mi rigiro, mi dice fatto, prendo il mazzo di carte e lo metto nella mia tasca. Ecco che cosa succede nella mia tasca. Io prendo l'ultima carta del mazzo e la passo in cima. Così facendo, la carta non è più la quinta, ma è diventata la sesta carta partendo da sopra. E questo è il trucco. Prendo il mazzo di carte, lo metto sul tavolo, dico: io ho preso una carta dal mazzo, una sola carta. La realtà invece è che la tasca è completamente vuota. L'unica cosa che ho fatto è spostato l'ultima in cima. Chiedo solamente ora allo spettatore di dirmi qual era il numero che aveva pensato. Lo spettatore dice che il numero era il numero 5. Io opero così: 1, 2, 3, 4, 5. Questa è la quinta carta. L'appoggio sul tavolo e chiedo allo spettatore stesso di girarla. Guarda tu stesso qual era la tua carta. Prima glielo faccio dire ad alta voce e dici il 2 di fiori. Lo spettatore gira. Mentre lo spettatore gira e ha la sorpresa che in questa posizione non c'è il 2 di fiori, io impalmo la carta. Come si procede? Con la mano destra vado sopra e metto una carta qua nel palmo della mano. Vediamo bene come si fa l'impalmaggio. Con la mano sinistra agevolo spostando la carta in avanti, col mignolo premo, la carta si narcua e mi va a finire nel palmo della mano. Quindi, mentre c'è la distrazione dello spettatore che gira, gira pure la tua carta, mentre gira io prendo e impalmo la carta. A questo punto io vado con la mano in questo modo nella mia tasca e da fuori la tasca tiro fuori la carta, dico: questa è la carta che c'era nella mia tasca e è proprio il 2 nero di fiori. Rivediamo ancora una volta come si fa l'impalmaggio. Con il pollice spingo la carta un po' in avanti, il mignolo è qua pronto, quindi la carta si narcua e va a finire nel palmo della mano. Lo spettatore si troverà in questa zona, l'unica zona scoperta è questa, comunque è questo il movimento, mentre visto da sopra è così, visto con quest'altra angolazione invece è così. La carta si narcua e mi va a finire sotto. Tentiamo di rivederla ancora così. In questo attimo mi impadronisco della carta, vado in tasca e tiro fuori e faccio vedere che proprio la carta in tasca era la carta pensata dallo spettatore.